Ciao a tutti ragazzi, sono Blackout09, oggi vi porto il documentary del sabato, infatti sarà con Skill 97. Ciao a tutti! E questa partita sarà una partita in crisis, come la volete chiamare, un dominio, ovviamente già iniziato come al solito, e sarà una partita molto bella perché arriverò a 25 uccisioni solo con le armi. Meno male che è corta, così abbiamo poco da parlare. Sì, perché purtroppo stiamo finendo gli argomenti. Infatti abbiamo avuto qualche problema col PSN perché, come ho già detto nello scorso video, avevano tutte le partite registrate là e quindi ci hanno inculato ben benino. Comunque il PSN dovrebbe ristabilirsi entro la prossima settimana, se questo video l'avrò caricato il sabato. Avremo 76.8, 59.3, già due gameplay da caricare. Sì, il nostro episodio con l'M60 volevo caricare proprio, sperando i dati non siano scomparsi per qualche strano motivo. Comunque, riguardante alcune informazioni del PSN, non dovrebbero essere stati resettati tutti i dati perché non gliene frega niente degli hacker gli dati, ma più che altro le carte di credito. Quindi se avete comprato il primo map pack con le carte di credito, avete fatto inculati. Ecco sì, molto esplicitamente siete inculati. Allora, la partita sarà molto bella perché giocherò un po' difensivo. L'atomica poi. Sì, farei l'atomica se fossimo. Senza ricompense. Se fossimo su Modern Warfare 2. Comunque è una partita abbastanza aggressiva. Uso il mio secondo assetto, che però non è il gameplay che volevo far vedere perché qua zappo un comando e lo userò per tutta la partita. Con lanciagranate ovviamente. Qua era pieno di nabbia anche qua. Era pieno di nabboni, come nello scorso gameplay dove c'erano AK-74 a non finire. Sì, qua ci saranno lanciagranate. Infatti voi non potevate vedere, ma lì ero qua, ero un po' indeciso se zappare un FAMAS con lanciagranate o un comando con lanciagranate. Comunque il comando è formidabile. E poi l'ultima morte sarà indecente proprio. Sì, sarà un 39 killstreak, che è il mio record personale, ma 25 solo con le armi. E morirò l'ultima volta ragazzi. Se giocate con due joystick, siete dei figli di puttana, ve lo dico subito, così senza rancore. Qua userò il mio lanciapatate per sturare il camp. Guardate Batman! E crepa, mi sabino. Inculato! Vabbè, allora, questa partita, ve l'ho già detto, sarà molto bella perché correrò molto in giro e ragazzi, stiamo finendo le partite. Speriamo che il PSN riprenda il più presto, perché alcuni parlavano anche di 3 mesi. Se il primo backup che faranno non andrà a segno, ce l'avremo parecchio nel culo. Noi vogliamo ringraziare gli iscritti. Sono 21. Sì, 21 per noi è un traguardo, perché noi non abbiamo chiesto aiuto a Melagodo, Machini, ma niente di che. E abbiamo fatto soltanto un documentary con mio fratello, mi ha fatto questo favore. Lo ringrazio, però. Nice. Uno che fa solo coltello, quanti cazzo di iscritti che vuole avere. Comunque, qua stavo finendo le munizioni del Galil, ho voluto finire il Galil. Lo uso, non so, la mia metica preferita è Varsavia, perché è stimolante, non so se mi spiego, è stimolante. E il gameplay sarà soprattutto col comando. Sì, l'abbiamo già detto, perché il comando raccolto da terra è micidiale. Guardate qua. Il finocchio da sopra. Sì, che Crisis è una mappa che a me piace, perché è una delle poche mappe grandi che mi piace, perché io, non so, molti giocatori di Call of Duty sono abituati alle mappe piccole. Ad esempio, se prendete Medal of Honor, la mappa più piccola, per farvi un esempio molto pratico, è grossa come Wasteland di Modern Warfare 2. Quindi a noi piacciono le mappe piccole perché c'è più affinità, più feeling con i nemici. Comunque questa è una delle poche mappe più grosse, perché col supporto infatti fai strage, se non si inculano da B. Purtroppo a me mi inculeranno il supporto, cosa strana. Comunque boh, lasciamo un po' la parola di The Skill, che vi anticiperà il suo commento con l'M60, dato che voleva anche caricarlo, ma ragazzi il PSN non si è stabilito, quindi gli passo la parola. È una bella partita in Hanoi dove faccio 76 uccisioni e solo 8 morti, dove uso l'M60. Andrò, non campererò per niente come negli scorsi gameplay, morirò anche a 8 di fila, vabbè, come al solito, e anche a 10, quindi non farò per una volta i cani e per l'altra il supporto. Solito culo. Sì, benissimo. Poi Entrista 98 ci aveva chiesto un video delle nostre classi. Allora, noi ne abbiamo già postati due, perché noi le nostre classi, come già detto, le cambiamo quasi sempre in ogni prestigio, perché io non mi ricordo quasi mai quelle che uso. Comunque la maggior parte delle nostre classi, cioè queste qua sono le due classi che uso di più e le mie preferite. Però potremmo farlo anche sull'Lamparty.
anche se non PlayStation Network. Sì, perché noi ci stiamo divertendo a giocare con gli omini del training ultimamente. È una cosa, guardate, che mi sta snervando. Qua il supportero me l'hanno buttato giù, mi cadono. Di merda. Col cecchino sono dei fenomeni. Sì, ragazzi, non so perché ha messo difficoltà veterano, perché il recluta a cazzo c'hanno una mira. Comunque vi stavo dicendo che i gameplay stanno finendo. Perché purtroppo il PSN non va, non so quante volte l'ho detto, quindi. Molti passeranno all'Xbox, che secondo me. Beh, secondo me non è migliore, è meglio la Play. Sì, vabbè, a parte Jack di Picche che l'ha dichiarato che voleva comprarsi. Guardate che azione col PS1 silenziato. Ole! Alta classe! Sì, è il PS1 silenziato da pro. Qua prendo. M60. È una bestia, guardate. Overpowered, qua sarà un assaggio dell'M60. Comunque volevamo dire che passare all'Xbox, beh, chi voleva prenderselo già dal principio, benissimo. Questa qua è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, probabilmente. Non devi aspettare le mappe che escono già il 3 maggio, invece per la PlayStation usciranno a giugno, come al solito in ritardo. Vabbè, loro pagano, infatti proprio di questo. Cioè, ragazzi, aspettate a prendervi l'Xbox 360 se non volete prendervelo. Cioè, questo è un consiglio che vi do, aspettate, perché se non hanno toccato niente, abbiamo fatto una settimana di disintossicazione, niente di più. Voi non prendetelo adesso che ce l'estate, perché se andate via o avete qualcosa da fare quest'estate lo userete poco. Infatti se lo prendete e volete prenderlo, al massimo vi consiglio di fare l'abbonamento mensile. Ecco, guardate qua adesso come morirò. Questa morte è proprio da nabone. Perché io pensavo che la filtrazione tattica fosse la sua, invece qua mi sparano. Secondo joystick. Figlio di puttana. Lì nell'angolino. La partita ormai si svolge al termine. Nel prossimo video parleremo anche del nuovo map pack, che è davvero sexy, come si può dire. Qua la modalità zombie soprattutto. Qua è finita, sono stato salvato dalla fine della partita, 39-1. Ciao belli. Ciao.